Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un nuovo libro fantasy di Brandon Sanderson, ovvero Il Ritmatista. È uscito abbastanza recentemente qua in Italia per la Fanucci e quando l'ho visto ho detto no, lo devo assolutamente leggere. Quindi ho chiesto all'editore se poteva gentilmente inviarmi una copia e così è stato, quindi li ringrazio immensamente perché io adoro Brandon Sanderson ed ero molto curiosa di leggere qualcosa che non fosse, diciamo, un high o epic fantasy. La trama di questo libro è abbastanza complessa e articolata e per me è stata una continua scoperta e sorpresa perché non volevo informarmi troppo su questo libro, quindi cercherò di dirvi il minimo indispensabile. La storia parla di Joel, un ragazzo di 16 anni che frequenta un istituto molto prestigioso in cui studiano anche i ritmatisti. I ritmatisti sono in pratica delle persone con dei poteri, diciamo, particolari. Hanno infatti la capacità di dare vita alle linee, ai disegni bidimensionali e questi poteri gli vengono dati all'età di 8 anni e vengono prescelti dal maestro. Il nostro protagonista però non ha alcun potere, è semplicemente un appassionato di ritmatica. È una cosa che lo affascina e lo intriga veramente tanto. Durante le vacanze estive inizieranno a succedere un po' di cose strane all'interno di questa scuola e scomparirà una ragazza, una ritmatista. Joel, assieme ad un'altra ragazza ritmatista che viene affidata al suo stesso professore, incominceranno un po' a indagare, diciamo, su questa misteriosa scomparsa. Questo libro mi ha stupita tantissimo per la parte, diciamo, magica, fantasy, ovvero l'aritmatica. È un sistema magico veramente molto complesso, strettamente collegato alla matematica, alla geometria, alla logica e alla strategia. Una cosa che ho trovato veramente molto particolare e all'interno del libro ci viene spiegata in maniera veramente molto concreta, articolata, è una disciplina molto complessa e ci viene presentata anche attraverso degli schemi. Infatti a inizio capitolo ci sono sempre delle spiegazioni, ad esempio di che linee vengono utilizzate, che forme geometriche vengono appunto utilizzate, che scopi hanno, quali tipi di difese o attacchi esistono, e viene spiegato in una maniera veramente molto basilare pur mantenendo una certa complessità, perché trovo che l'aritmatica sia una disciplina estremamente complessa e di cui infatti non si sa ancora tutto, ed è una cosa che a me affascina tanto, una cosa che amo tantissimo di quest'autore, di Brandon Sanderson, è appunto il fatto che riesca a creare un qualche cosa di fantasy, di immaginario talmente probabile, fattibile, che pare assolutamente vero. Cioè l'aritmatica per me potrebbe benissimo esistere in questo mondo, perché è talmente spiegata bene, talmente ha senso, che mi sembra reale. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo libro è che finalmente, per una volta, il protagonista non è il prescelto, non ha poteri magici, è una persona qualunque. Certo, vorrebbe diventare un ritmatista, non ha avuto, diciamo, l'occasione, non è stato scelto per essere un ritmatista, ma lo desidererebbe tantissimo, tanto che appunto si appassiona, studia, si infiltra nelle lezioni dei ritmatisti perché è una disciplina che appassionava tanto suo padre e che questa passione poi è stata trasmessa appunto a Joel. Joel è probabilmente il personaggio che mi è piaciuto di più di questo libro perché mi sono potuta rivedere tanto in lui. È un ragazzo estremamente preciso e logico che non riesce a concepire qualche cosa che non sia regolato da una legge, per cui non ci sia qualcosa di dietro che lo spieghi in maniera esaustiva, logica, insomma. Ed è un aspetto che viene un po' estremizzato nel personaggio di Joe, ma questo probabilmente anche per contrapporlo a un altro personaggio che mi è piaciuto tanto di questa storia, ovvero Melody. Melody è una ragazza ritmatista che aiuterà Joel a, diciamo, smascherare questo grande mistero. Ed è una ragazza che appunto è l'opposto di Joel, è molto emotiva, molto istintiva e non fa affidamento sulle regole, forse anche per questo che è una pessima studentessa di ritmatica. E
Questo insieme, Joel e Melody, due personaggi così opposti, mi sono piaciuti veramente tanto, perché nel corso della storia crescono, si influenzano un pochettino a vicenda e imparano anche qualcosa di nuovo dall'altra persona. È un rapporto di amicizia veramente bellissimo che secondo me si sviluppa piano piano all'interno della storia. Un'altra cosa che mi ha colpito è il contrasto fra la parte fantasy così complessa, articolata, nuova, originale, e la location assolutamente, diciamo, banale, normale, come può essere quella di una scuola qualsiasi. Questo contrasto mi è piaciuto veramente tanto, penso che renda la storia, diciamo, più credibile, più fattibile, come dicevo prima, e mi ha ricordato per alcuni versi Harry Potter. Questo libro affronta tanti temi diversi fra loro, come quelli ad esempio dell'amicizia, del lutto, dei rapporti familiari, i problemi che possono sussistere a scuola, ma in particolare ciò che mi ha colpito molto è il senso di solitudine e inadeguatezza di Joel. Joel infatti è un ragazzo un po' emarginato nella sua scuola, non è vittima di bullismo, non viene emarginato dagli altri, ma è lui che si sente fuori luogo, perché è una persona qualunque a cui piace però l'aritmatica, quindi non riesce a stare con le altre persone qualunque, diciamo, non si sente se stesso a suo agio, ma d'altro canto non può stare con i ritmatisti perché non è un ritmatista nonostante la sua grande passione. C'è quindi questo grande conflitto all'interno di Joel che sfocia, secondo me, nella sua paura di deludere le aspettative del padre. Il padre desiderava tanto che diventasse un ritmatista, ma purtroppo questo non è successo. Un altro tema molto interessante che viene trattato all'interno di questo libro, però secondo me in maniera un po' superficiale, è quello della religione. Come era capitato in Mistborn, la religione è molto presente in questo libro, anche perché è strettamente connesso al mondo dei ritmatisti. È infatti il maestro, una figura che non si capisce se sia umana, divina, mistica, non si capisce chi sia questo maestro, ma è lui a scegliere le persone che diventeranno poi ritmatisti. Ci sono alcuni momenti nella storia in cui Joel si fa delle domande sulla Chiesa, sulla sua fede, e penso che sia una cosa molto interessante, però appunto viene sviluppata troppo poco, secondo me. Spero che questa parte venga un po' rafforzata nei prossimi libri, perché non mi ricordo se l'ho detto, ma il ritmatista è il primo di una serie, quindi il finale rimane un po' aperto, anche se il caso, diciamo, principale, generale, viene per lo più risolto in questo primo libro. È un libro dallo stile molto scorrevole e semplice, questo da una parte ha reso la mia lettura molto piacevole e penso che si adatti a tanti tipi diversi di persone, perché oltre al fantasy c'è appunto un po' di mystery, un po' di giallo. Inoltre, nonostante la ritmatica sia una disciplina molto complessa e articolata, viene presentata in maniera sia esaustiva ma veramente semplice, in modo che bene o male tutti possano capire qualche cosa o almeno le dinamiche di questo libro. Tuttavia ho trovato che alcuni temi fossero trattati in maniera fin troppo semplice, forse per paura che non potessero piacere ai giovani, perché comunque il protagonista ha 16 anni e come libro lo vedo molto improntato per un pubblico più che altro adolescente. Mi è piaciuto veramente tanto questo libro, l'ho trovato molto piacevole, la parte fantasy divina, veramente fatta molto bene, e tutto il resto che ho trovato un po' semplificato, come se fosse la versione semplificata di un testo. Non so spiegarlo in altri termini. Secondo me ci poteva essere più costruzione nei personaggi, si poteva indagare meglio e più a fondo questo senso di solitudine che ha Joel, ma che vive anche Melody in maniera molto diversa, e appunto si potevano approfondire temi come quello del lutto, della morte e della religione, che ho trovato estremamente presenti e importanti all'interno di questo libro, ma che secondo me vengono affrontati in maniera
forse troppo semplice, almeno per quanto riguarda i miei gusti. Se vi piace il genere fantasy, quindi, non potete non leggere Il Ritmatista, perché è un libro che a me personalmente è piaciuto veramente tanto. L'ho trovata una lettura molto piacevole e anche sorprendente. Inoltre, l'autore Brandon Sanderson verrà finalmente in Italia al Lucca Comics di quest'anno, che è una fiera del fumetto che quest'anno si terrà dal 28 di ottobre al 1 di novembre. Non so se sarà presente tutti i giorni l'autore o meno, ma so che presenterà il gioco da tavolo di Mistborn. E io sono veramente gasatissima, super entusiasta e non vedo l'ora, perché esistono veramente poche cose a tema Mistborn. Non capisco il motivo, è una delle mie saghe fantasy preferite, la mia preferita dopo Harry Potter, quindi... perché? Comunque sono veramente molto emozionata e spero di poterlo incontrare o anche intravedere da lontano, perché sarebbe tipo un sogno. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo libro, se l'avete già letto, se vi incuriosisce, se vi piace Brandon Sanderson e avete letto altri suoi libri e volete consigliarmene qualcuno, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!